Oggi è un giorno importante, questa iniziativa di Confindustria con altre associazioni casertane, ma Caserta che non è solo la città della Reggia, ma è la città di Alberto De Duce, che fu un grande economista da Caserta poi nel mondo. Duce fu un grande economista, fu un grande politico, fu un innovatore. Ricordo soltanto due delle aziende che lui ha contribuito a costruire negli anni 30, cioè il Crediop, il credito delle opere pubbliche, una grande operazione profetica, direi, per consentire investimenti adeguati per migliorare le infrastrutture pubbliche italiane, e poi l'IRI, che come sappiamo è stato privatizzato soltanto di recente, ma che molto ha potuto fare per la ricostruzione, per lo sviluppo e per il boom industriale del nostro paese. Quindi il casertano Bene Duce è sicuramente un personaggio da approfondire. Io oggi ho dedicato un po' di riflessioni soprattutto al contributo che diede nel rinnovare la normativa bancaria italiana nel 1936, infatti da una collaborazione anche amichevole tra Bene Duce e Menichella della Banca d'Italia nacque la prima legge bancaria dell'Italia unita sostanzialmente, e l'anno successivo, 1937, venne promulgato il testo unico delle casse rurali, quindi sia le banche aventi forma giuridica di banca popolare e di società per azioni nel 1936, sia nel 1937 le casse rurali, oggi denominate banche di credito cooperativo, hanno comunque un debito dal punto di vista normativo nei confronti di Alberto Beneduce. Ma c'è un'ulteriore interessante connessione che possiamo fare, e cioè un altro campano che è vissuto 2 secoli prima, e cioè Antonio Genovesi, salernitano, che fu il primo a poter avere una cattedra di economia in Italia, in Europa, quindi possiamo dire nel mondo, nel 1752, e Antonio Genovesi fu l'iniziatore della scuola dell'economia civile, che punta per la prima volta nella storia a mettere al servizio l'economia, al servizio della pubblica felicità. Questa scuola poi si è un pochino impallidita nel tempo, da una ventina d'anni abbiamo ricominciato a valorizzarla, abbiamo fondato la nuova scuola dell'economia civile, anche su impulso del professor Zamagni, e il legame che c'è tra la Reggia, la cui prima pietra posta da Carlo III di Borbone e ha un'iscrizione con scritto Laetitia Regis Felicitas Populi. Contemporaneamente, negli stessi mesi, veniva costituita la scuola dell'economia civile, non distante, a Napoli, presso la Federica II, e Beneduce, che 2 secoli dopo si è occupata di banche guardando al futuro, è una connessione che mi è sembrata interessante. Dottore, oggi poi lei riceverà anche il premio. Questo premio, che cosa significa per lei? Per me è una sorpresa, non ne conosco neanche le motivazioni, e quindi ascolterò le motivazioni, ovviamente sono molto onorato.